Ciao a tutti ragazzi, io sono RetroGame e oggi vi do il benvenuto su Immortal Phoenix Rising. Giocare nei panni di Phoenix in una missione per salvare gli dei greci da una maledizione oscura, affrontare bestie mitologiche, padroneggiare i leggendari poteri degli dei e sconfiggere Tifon, il titano più letale della mitologia greca, in un'epica battaglia da secoli. Buona visione! Ed eccoci qui oggi finalmente con Immortal Phoenix Rising. Ragazzi, vi volevo proporre questo primo appuntamento sul canale di YouTube. Spero ragazzi che seguirete in mia compagnia questa nuova avventura di questo titolo. Quindi oggi ragazzi andremo subito con una nuova partita. Facciamo una storia facile, normale, difficile, incubo. Facciamo storia se stiamo cercando una di quelle storie molto molto belle, ma non si tratta di sfide. La difficoltà è adatta ai nuovi giocatori che non vogliono impegnarsi troppo. Io direi quasi quasi con questa. Splendida Era, Madre Divina, Saggia Atena, Possente Poseidone, che scuote la Terra, Zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Vestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi scheggiati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dei! Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato! L'ho fatto per amore! Ah, ah. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani i suoi alleati. Convincilo a fermarsi! Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali. Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione!
No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Ok ragazzi, ok, dunque, allora abbiamo visto un attimino quello che potrebbe essere l'intro del gioco. Una voce femminile. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Ok, quindi il capello... il capello va bene. Sulle rupi di Santorini. Scusi signore, mi fa parlare, grazie grazie gentilissimo. Questo qui non è neanche tanto male, però mi piace di più questo qua con un biondino. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Dai su. Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene... dovrai segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Locago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Benissimo ragazzi, benissimo. E vi do il piacere di conoscere la signorina Phoenix, non altro che una donna, una ragazza. Però guardando il video e quant'altro, mi sembra quasi una ragazzina di 20-25 anni, anzi manco pure 25 anni. Dunque sto giocando con mouse e tastiera, vediamo un pochettino di proseguire, di raggiungere la cima della rupe. In tal caso credo che dovrei salire proprio di qua, e se non vado errato mi sa che tutti quanti gli altri sono diventati ghiacciati e di pietra. Abbiamo anche la stamina, quindi quando ci arrampichiamo, ecco qua. La visuale ragazzi purtroppo non la posso avvicinare, non la posso allontanare, quindi fa tutto quanto da solo. E sì, infatti, vedete, questi qua dovrebbero essere i nostri amici, che in tal caso sono diventati di pietra. Andiamo avanti. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te. Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta. Tu non c'eri lì. Lasciali stare. Sono solo invidiosi. Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo. Locago! Locago! Riesci a sentirmi? Sei diventato freddo. Ma quale magia è questa? Ligirone, dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. Non fare pazzie, Phoenix. Usa la bussola per individuare gli obiettivi e orientarti nel mondo. Trovare un'arma. L'arma, se non vado errato, mi sa che dovrebbe essere la spada di Achille. Eh sì, la infatti. La spada di mio fratello!
Zona missione, perfetto, abbiamo trovato la spada, quindi ottieni. Il fratello, immagino. Legirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. E come? Ce lo carichiamo a spalla? Dica. Buongiorno, eh. Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era sola. Per gli dei! Indietro! Non funziona così. E abbiamo impugnato la spada di Phoenix. Sì, la spada di Phoenix, scusate, la spada di Achille. Aia! Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Eccolo qua, olè. Quindi alt per schivare i colpi. Ah, un'altra cosa, abbiamo conosciuto anche Prometeo e Zeus e dobbiamo raggiungere quella statua. Esplorare la zona per trovare un buon punto di osservazione. Andiamo avanti. Come detto prima, abbiamo trovato in tal caso la spada di Achille. Quindi impugnando la spada di Achille, beh, diciamo che ci sentiamo anche abbastanza più forti, eh. Non vorrei dire, ma ci sentiamo un po' più forti. Questi qua sono dei... della carne mortale. Tale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Ok. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. E che detta così suona malissimo a Zeus. Si sono trasformati tutti in pietra. Infatti, e non abbiamo capito quale motivo sia. Del perché si sono trasformati in pietra. Ovviamente più andiamo avanti e più cerchiamo di capire cose. Dunque, possiamo andare un po' più veloci? No? Ah sì, ok, quindi premendo il tasto Alt possiamo, diciamo, skippare un attimino. Vai così. Dobbiamo raggiungere, come detto prima, quella statua là sopra a 200 metri. Ci andiamo subito perché di là noi dobbiamo osservare un posto. Ve lo sto dicendo per il semplice fatto che l'ho giochicchiato un attimino prima, anche per vedere un attimino le impostazioni e quant'altro. Eccomi arrivato. Dunque, poi alla fine ci butteremo in questo piccolo stagno, perché lo chiama stagno. Messaggero degli dei. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiata dalle sfide, completamente sola, questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Premendo tab, andiamo nel nostro, diciamo, tra virgolette, inventario, dove ci dice tutte le cose di cui dobbiamo sapere. In effetti, in inventario abbiamo la spada di Achille, abbiamo i vestiti del nuovo dio dell'Olimpo e ovviamente abbiamo anche le pozioni di salute, le pozioni della resistenza. Infatti quei determinati funghi blu sono la nostra resistenza. Quindi, come avete ben notato, quando scaliamo una parete o una roccia, ci viene scalata la resistenza. Con il fungo blu ci dà il 50% di un segmento di resistenza. Andiamo avanti. Vai, arrampica di qua. Scendi con la C e spazio con Sa. Sì, salto con lo spazio. Ok, eccoci qua. Dobbiamo raggiungere la testa, in poche parole. Questa qua si arrampica manco se fosse una scimmia. Però aspettate, non vorrei che lasciassi dei funghi blu in giro da qualche parte. Hermes, mio vecchio amico. È un onore conoscerti di persona finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia.
Ah, per poco stavo per dire non apprezzano una bella donna, una bella signorina. Hermes, buongiorno, da quanto tempo che non ti si vedeva, eh? E che cos'è? Sei fatto veramente tanto tanto bruttarello in questi ultimi anni, eh? Che cos'è? Ambrosia? Profuma di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Phoenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Sì. Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Ah, benissimo. Aspetta. Ciao Hermes, buongiorno, eh. C'hai un attimino il capello un po' spelacchiato, però dai su, ti ci mantieni bene. Dunque, allora, esplora, va bene. Il destino di Phoenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dèi, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Oddio. No! Ehi! Ti salvo io! A voglia, stai ancora su Hermes, qua. Arrivo! Sì, non ti preoccupare. Dunque, Aloras, in tal caso la storia parla di Tifone, quindi se riusciamo a sconfiggere Tifone, ovviamente non credo che succederà qualche cosa. Lì abbiamo l'Olimpo di Apollo, mentre noi ragazzi dobbiamo puntare su quelle, diciamo tra virgolette, fiamme rosse là sotto. Quindi noi con la vista acuta, vedete? In tal caso, mostra... Cripta del Tartaro, ok. Mentre lì non so che cos'è. Poi dopo ci andiamo a vedere, ci andiamo a dare una piccola occhiata. Esci dalla modalità vista acuta. Ok, questa qui ragazzi è tutta quanta la mappa scoperta per adesso. Vedete che ci sta altra mappa qui, un altro po' di mappa qua. Qui sono le rocce cadute. Ok, perfetto, ottimo. Faccia scendere lo stagno. Sì. Guarda, guardate ragazzi, io prima l'ho giochicchiato un attimino, sono arrivato su questa statua, su Hermes, e non vi dico com'è che è saltata questa signorina, adesso ve lo mostro. Là sotto lì dovrebbero essere dei cinghialo, ma che volano, dopo vi faccio vedere. E ullala, e lalla, e la, e la, e lalla, de panza, aia! A ogni passo, Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi. È il cinghialo che vola. Tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Uè. I cinghialo che volano. Vola, cinghiale, vola. Vola, cinghiale. E i persi dai servitori di Tifone erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Allora, dov'è che avevo visto in tal caso quella parte in cui doveva... Ah, eccola là sopra. Dopo ragazzi ci arriviamo, perché comunque sia non vorrei fare un video tanto lungo. E tra l'altro qui ci stanno degli altri cinghialo, ma non credo che siano dei cinghiali ragazzi. Io me l'ho detto giusto tanto per dire che sono cinghiali, ma non lo so se veramente sono cinghiali. Scusi, buon uomo, venghi qui. E il cinghialo che arrivò là, guardate qua quanto sono carini. Piglia qua. Sì ragazzi, io faccio Mambassa, dei funghi blu, almeno così ci aiutano anche ad aumentare quello che sia la resistenza quando noi ci appiccichiamo come delle scimmie a delle pareti. Volevo andare a fare un giro là sopra. Quello lì non mi ricordo che cavolo è, se è un violino. No, il violino no, che violino, sì, vabbè. Dunque, ce la dovremmo fare, men che non si dica, ad arrivare là sopra. Credo ragazzi, credo. Tanto comunque sia la resistenza è molto molto alta. Quindi ci dà la possibilità di poterci arrampicare veramente come delle scimmie. Che poi non ho capito, scusa, vabbè che... Canta di Hermes, degli immortali buon messaggero. È compagno di dei e degli uomini tutti.
ne trae poco profitto e spesso assai l'inganna quando è più profonda la notte. Bello! Chi l'ha scritto? Il mio poeta preferito, che peraltro non è ancora nato. Ah, benissimo, perfetto. E quindi qua che cos'è che dovrei fare in tal caso? Non ho capito. Qua ci sta un altro stagno, però in tal caso io sto vedendo degli altri funghi blu. Ma che? Uro? No, ma non credo che sarà Uro, vabbè. L'ho detto giusto tanto per dire, ragazzi, non mi prendete in parola. Oppela. Là, perfetto. Cavolo, quanti cacchio di funghi blu che ci stanno. Ok, perfetto. Scendiamo di qua e andiamo dall'altro là. Aia. Ok, perfetto. Oddio. Sì, questa qua in tal caso è la zona in cui siamo stati prima, dove quando siamo arrivati con la nostra nave, cioè nave, barca, insomma, chiamatela come volete. Fungo blu, fungo blu, fungo blu, ne abbiamo ben 15. E se riusciamo a trovare anche la melagrana, male non facciamo, male non facciamo. Dunque, diciamo che mi ci sono esplorato leggermente quello che potrebbe essere il posto. Però là sopra là non ho capito che cos'è. Forse magari ci potremmo fare un piccolo giro anche nel prossimo video. Io direi, ragazzi, quasi quasi di completare qui questo primo appuntamento della serie di Immortal Phoenix Rising. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti, perché vi ho portato veramente una bella chicca questa volta, che finora sul canale non ha mai portato, non credo che l'abbiano ancora portato sul canale di YouTube. E niente, ragazzi, dai, noi ci si becca in un prossimo video. Ciao!